Ciao ragazzi, nuovo video dopo tantissimo tempo, giusto per fare un aggiornamento di quello che ho all'interno della mia camera per quanto riguarda videogiochi, fumetti e libri, per cercare magari poi insomma di fare un po' ripartire il canale e di ricominciare magari con qualche recensione, con qualche nuovo video. Incominciamo con quello che ho proprio sopra il letto, ovvero la collezione di questi bellissimi numeri di Dylan, questa edizione chiamata, se non sbaglio, ebook, adesso una cosa del genere. Non sono ovviamente ebook come li consideriamo normalmente, però infatti collezioni book, scusate, non ebook, book. E li trovati al mercatino dell'usato, quindi bene o male o 1 euro 50 centesimi l'uno, sono riuscito ad averne un buon numero, diciamo. Dopodiché mi sono anche interessato al Dylan, definiamolo così, moderno. Infatti, come vedete, ho anche qualche numero nuovo, ormai è, credo, un annetto o qualcosa di più che lo compro. Poi abbiamo, beh, classico, anche un po' estremamente diffuso, diciamo, ed eccessivamente anche diffuso, la maschera di V per Vendetta. E poi un bellissimo Game Boy originale, che è forse l'unico Game Boy che non ho avuto insieme al Micro e Advance SP della mia vita. Poi il Game Boy Color, che non è il mio originale, ma è uguale, anche quello che avevo io era trasparente. E qui il nuovissimo, nuovissimo insomma, no, 3DS, perché adesso c'è il nuovo 3DS che dovrà uscire non si sa come e non si sa quando. Sopra poi abbiamo le DVD della serie di Dexter, che è una delle mie serie preferite, se non la mia serie preferita. E poi abbiamo in fianco qualche numero, diciamo, di Ratman che vanno, come potete vedere, dal 54, questi qua sono i rari tutto Ratman, dal 54 fino al 105, all'attuale. Ovviamente poi c'è qualche buco, cioè io ho tutti, se non sbaglio, sto controllando, però sì, diciamo da 75 in avanti io ho tutti. Dopodiché abbiamo qualche libro un po', diciamo, sempre sulla stessa falsariga, ovvero esempio, no, che ne so, il ritratto di un assassino, scenario, quindi comunque temi gialli. E poi abbiamo sempre i mostri classici, ovvero Dracula, Fantasma di Canterville, e poi il Berengar, che non è uno dei mostri classici, ovviamente, però è sempre un libro molto interessante. Dopodiché abbiamo quest'altro scomparto, che è dedicato a uno dei miei film preferiti, ovvero Ritorno al Futuro, con la bellissima DeLorean modello al primo piano. Abbiamo poi il modellino Lego, la collezione scusatemi, l'edizione da collezione dei DVD del film, dei film, di tre film, più bonus disc dietro, e in fondo intravedete una locandina del film Ritorno al Futuro, perché qualche anno fa, un paio di anni fa, il mio compleanno, ho fatto una torta di Ritorno al Futuro in stile, diciamo, il boss delle torte, per voi che magari lo conoscete. Nell'ultimo piano invece abbiamo la limited di Watch Dogs, che ho acquistato in quanto credevo che il gioco fosse un attimino migliore rispetto a quello che poi si è rivelato. Aveva delle buonissime promesse, ma poi non si è rivelato essere nulla di che, almeno per il momento, perché devo ammettere che un po' deluso non l'ho giocato più di tanto, nel senso non l'ho terminato, preferendo finire GTA 5. Nella mensola centrale invece abbiamo tutto lo spazio dedicato alla Assassin's Creed, che adesso, beh, oggettivamente la serie ha preso una piega magari un po' rivedibile, nel senso che su continue uscite annuali e quant'altro, però dal secondo gioco in avanti mi ha appassionato davvero davvero tanto. L'unica cosa è che purtroppo sono bloccato ad Assassin's Creed 4, avendo ancora la Play 3, non la Play 4, e non volendo prendere Rogue, ovvero l'ultimo gioco uscito per Play 3, perché ho ritenuto di aspettare al massimo prendere Unity una volta presa la 4. Quindi andiamo magari a vedere le cose più interessanti, beh, quindi a parte le varie statuette. Abbiamo questa bellissima
dice action figure della Pop di Assassin's Creed 2, Ezio, molto bello, forse, anzi sicuramente il mio personaggio preferito all'interno di questa serie, la statuetta della Limited della seconda, secondo gioco, e la statuetta della Limited della, del quarto gioco di Black Flag. Poi notate in alto che abbiamo tre disegni. Il primo è di Fabio Vettori, che ha scritto il fumettista che disegna le formiche, il famoso appunto le formiche di Fabio Vettori, che hanno sede, diciamo, sono diffuse inizialmente in Trentino, infatti è originario di quelle zone Fabio Vettori, e successivamente si sono poi sparse per tutta Italia. Ho avuto il piacere di incontrarlo durante la fiera dell'artigianato a Milano in questi due ultimi anni, ed è una persona davvero squisita e gentilissima, e mi ha fatto anche appunto il disegno che avete appena visto e quello che poi vedrete. Ho avuto anche la fortuna di avere un disegno di Leo Ortolani fatto appositamente per me, come potete vedere, in questo caso viene raffigurato Ratman. Perché ho avuto appunto la fortuna che un mio parente era un suo compagno di scuola, e quindi appunto conoscendo Leo gli ha chiesto se gentilmente poteva farmi un disegno, essendo io appassionato di Ratman, e quindi eccolo qua, un disegno con dedica di Leo Ortolani. E l'ultimo, poi spero riuscite a vedere bene, il disegno è ancora di Fabio Vettori, in questo caso una formica fotografa, quanto io tra le altre cose sono anche molto appassionato di fotografia, come potete vedere, quella lì è una mia fotografia, quella lì, quella noce che vedete lì, e poi anche questa è una mia foto, in questo caso una panoramica fatta da Piazzale Michelangelo a Firenze, e anche questa qua è quando ero al Grand Canyon. Potete vedere i vari poster di, ad esempio, Spider-Man, in questo caso fatto a mano da una mia amica, e poi i vari poster, Assassin's Creed, Trono di Spade, che sono un grandissimo, di cui sono un grandissimo fan, e sono arrivato bene o male al settimo libro italiano, al quarto se usiamo la divisione americana, o comunque quella che va per stagioni, e quindi anche in questo caso, come vi dicevo prima, questo direttamente dalla Limited di Watch Dogs. E andiamo appunto a iniziare dal basso. Essendo io appassionatissimo di Spider-Man, ho la Limited del numero 600, questo scudo simile, questo cerchio fatto di spugno, materiale simile spugnoso, ma molto bello. Lo sposto per farvi vedere. La maschera, ovviamente. Questi sono alcuni dei numeri in mio possesso, non ho iniziato da tantissimo, sono 4 anni circa che compro Spider-Man, 4-5 anni. E questo sono una delle mie cose preferite, ovvero adesso vi faccio vedere il contenuto, ovvero quando ho avuto l'occasione di andare a New York, ovviamente sono andato in fumetteria alla Midtown Comics e ho fatto qualche acquisto. Ho comprato in questo caso Spider-Man Loves Mary Jane, essenzialmente queste sono, c'è tutta la serie di Spider-Man Loves Mary Jane, perché non l'avevo mai vista in Italia e a un buon prezzo. Adesso scusatemi che con una mano è un po' difficoltoso tirarli fuori, però potete vedere ad esempio questi. Poi un attimo che cerco di far vedere qualche copertina in più. Ecco qua, ecco, sì, ho comprato anche inavvertitamente avevo comprato anche il Spider-Man 600 senza poi leggerlo, quindi mi accorgo di avere il numero di Spider-Man 600 con, l'avevo preso con anni di anticipo, benissimo. E dopodiché avevo appunto il numero 602 che era già uscito negli States, come sono andato in questo caso nel 2009, e se non sbaglio 601, no, 603, scusate, perché 601 era finito. E quindi questo, gli acquisti della Midtown Comics. Proseguendo poi appena sopra abbiamo un libro su Steve Jobs, infatti sono appassionato dei prodotti Apple,
il libro di Uncharted, il libro di Zelda e con il manga di Zelda, dei giochi della Wii, in questo caso delle custodie alternative, perché mi piacevano di più altre versioni, non quelle italiane, allora me sono stampato io, messo io nelle custodie, e abbiamo poi dei giochi, i miei giochi della Play 3 e i giochi del 3DS con l'ultimo acquisto, che in questo caso è stato Pokémon Alpha Zaffiro e poi avete in fianco Pokémon Y, Legend of Zelda, Super Smash, Phoenix vs Layton e poi in questo caso la bellissima custodia che ho preso con i punti al Nintendo Club. Dietro vedete forse, sì, nel buio, ma li vedete diciamo, tutte le serie speciali della Marvel che ho fatto, che vanno da Civil War in avanti, le ho fatte tutte, l'omnibus su Civil War e tutta la serie completa su Spider-Man fatta dalla Gazzetta. Aprendo l'armadio, poi qua possiamo trovare i numeri di Iron Man, di Spider-Man, anche prima di Superior Spider-Man. Potete anche vedere dal colore giallo quanti topolini io abbia, non sono neanche tutti, in quanto sono abbonato da credo quasi 12 anni, 12-15 anni, abbonato di topolino. Sopra poi abbiamo dei numeri speciali, quindi a parte Atman, Gigante, 299 più 1 e anche altre parodie come quella di Star Wars, del Signore degli Anelli di Ortolani. Abbiamo poi venerdì 12 l'Omnibus, tutti insieme, un 100% su Spider-Man, o anche Marvel Zombie 1 e Marvel Zombie 4, From Hell, scusatemi, di Alan Moore e di Campbell, PK le origini, come visto ad esempio in un recente video di Dario Moccia che parte appunto di PK, è un personaggio bellissimo, all'epoca quando ero ragazzo uno dei miei preferiti, non tantissimissimo diciamo come fumetto adesso, però davvero davvero interessante anche lui. E da pochissimo mi sono aperto al mondo dei manga, sarà un po' mainstream, ma ho pensato che non c'era nel miglior modo per iniziare che Death Note, e ho i numeri dall'1 al 9, questo, io ho letto al momento fino al 7, poi li ho anche fino al 9, ho letto anche Kingdom Hearts 1, 2, 3, 4, che manga che erano usciti qualche tempo fa su appunto in questo caso questo gioco della Square Enix, e poi avevo preso qualche numero di Naruto intanto per avvicinarmi al mondo manga, ma non mi avevano preso particolarmente, non questi numeri, ma anche diciamo la serie in generale di Naruto non mi ha mai appassionato particolarmente, mentre mi appassiona tanto l'anime Detective Conan, ma non il manga. L'unico manga che per il momento mi è piaciuto di questi tre che vedete, che sono quelli che ho letto, è Death Note, anche se penso che in futuro potranno leggerne anche altri, che potrebbero anche essere, rivelarsi molto interessanti. Chiudo con l'ultima chicca, facendovi vedere questo spazio riservato alle mie tre serie preferite in quanto riguarda i libri, anche se uno non è proprio una serie, è un autore essenzialmente, ovvero Stephen King, di cui qua potete vedere qualche libro, in questo caso sempre Dome in inglese, 22-11-63, Mr. Mercedes, l'ultimo uscito, Dr. Sleep e altri, comunque no, circa una quattordicina di libri di King. Questo bellissimo che è un libro che è un regalo di Natale, Il mondo del ghiaccio e del fuoco, che pratica la storia del Trono di Spade, diciamo la storia precedente, la storia proprio del mondo in cui si svolge il Trono di Spade. Vedete anche l'edizione limitata del Blu-ray della prima stagione della serie di Trono di Spade, che conteneva l'uovo di drago di Daenerys, la cover del mio vecchio iPhone 4, appunto The Winter is Coming, e poi tra le mie mani, come potete vedere, abbiamo questa bellissima spilla, che è la spilla, come gli appassionati della serie sapranno, del primo cavaliere. Poi, passando al mondo di Harry Potter, abbiamo un bellissimo boccino d'oro che presi al castello in Scozia in cui girarono parte del film, dei primi film. Poi il libro in inglese che avevo preso in Scozia l'anno appunto che uscì. E poi dietro abbiamo i vari libri di Trono di Spade, i vari Harry Potter, appunto come dicevo prima, i libri di Stephen King.